sbrigati che quello sta andando in giro. Dove cazzo vai? Dovevi entrare, è arrivato. Ah sì, ma probabilmente non c'è la chiave inglese. Ah, vedi, vedi qua. Ah, capito, mi avrebbe portato qui. In maniera anche molto più easy. Sì, decisamente. Dai, dai una botta in testa. Dai, che se la merita questo. Questo se la merita. Aspetta, aspetta, adesso voglio fargli l'uccisione. Dai. Porca troia, ho sbagliato. No, t'ha visto, t'ha sgamato. Ah, prima gli devo fregare le cose, poi posso pensare a neutralizzarlo. Ting. Vieni, okay, qua. Te lo dietro. Niente. Lo vuoi lasciare? Mi piace molto come hanno reso il suolo. Devo capire se sia tassellation o non meno. Credo sia tassellation. Sì, è tassellation, infatti fa paura come effetto. Sì. Ok. Andiamo avanti, dai. Niente, dobbiamo pure. Dobbiamo anche. Allora, con il gamepad è veramente molto divertente forzare le serrature. Yeah, molto molto divertente. Andiamo. Vibra, si sente la vibrazione. Qui è un puttanaio di genere. Comunque l'engine, l'Unreal Engine, l'Unreal Engine funziona benone, devo dire. Vabbè, ha sempre funzionato benone, no, anche il 3 funziona molto bene, molto bene. Ah beh, adesso c'è il 4 in giro, ma mi sa che non l'hanno ancora usato per una minchia di niente. Vedi la cenere che si è posata a terra, molto interessante. Sta parte è veramente bella. Vai, non è un gioco per noi questo. Onestamente, Garrett! Andiamo avanti. Questo deve essere uno screamer, secondo me. Sì, infatti, non mi sono. Raccogli quella cosa per terra che sbrilluccica più delle altre. Sappiamo che hanno licenziato dei ragazzi in casa Square Enix per questo gioco, perché non rispetta le aspettative. A questo punto pensiamo che Infinity Ward siano stati tutti crocifissi per Ghost. Come si muove il manico. Sì, ma in realtà non ha detto niente a nessuno. Mia. Script, mamma mia, aiutami. Mamma mia. Beh, dai, non molto... è male. No, sì, ma io non sto facendo niente, cioè veramente è di un guidato schifoso, Vabbè, è fatto un po' per tutti, anche per quelli alle prime armi. Questa è proprio Assassin's Creedosa sta cosa qui, Non... Assassin's Creed vende, e quindi vende anche questo, ma Thief è una saga alla quale sono legati i puristi del genere stealth e non i corridori da R3, quindi no, ma da LR. Noi siamo dei perfetti ignoranti, quindi siamo perfetti per questo tipo di cose. Per esempio, ci sono degli allarmi lì. Io non sono molto ignorante in fatto di stealth, in fatto di Thief sì. Neutralizza l'allarme. Mamma mia, parte un'animazione. Ok. Stava facendo la guardia ad un fantoccio, se non erro. Andiamo su, vediamo un attimo che ci sta. Particellari everywhere un'altra volta. Cosa che sbrilluccia. Dai, questo lo prendiamo. Ma dove cazzo li mette poi? Non si sa, ci avrà la sacca di Mary Poppins. Ah, ragazzi, è tutto guidato. Cioè, io tengo premuto il grilletto, lui salta, si arrampica, fa tutto. Non devi neanche saltare tu. Molto Assassin's Creed anche questo. Ruba le cose che devi rubare. Oh, vedi, candelabro. Oh, oh. Ci avrà 60 kg di argento dietro. C'è una cosa, sei arrivato. Cioè, essere arrivato sta qua sotto. È sotto di noi. Noi in tipo 2 ore di gioco siamo riusciti a guadagnare quello che nella vita vera non guadagneremmo mai. Sì, anche perché i gold si trovano a terra, quindi. Ecco. Ma noi siamo venuti da lì, scusami. No, no, ci siamo quasi. Ok, eccoci. Bravo. Sali, povero bastardo. Meglio tu che io. Come sali? Ma sta salendo qualcuno allora? In basso. Aspetta. State ragazzi che disattivando le voci non si capiscono molte cosine. Dobbiamo salire. Segui i cadaveri. Perché si muovono adesso i cadaveri che li dobbiamo seguire? Non capisco. Imboscati. Andiamo avanti. Il primo giorno molti stanno male. Il secondo non tornano proprio. Che culo. Ma guarda che io sono bravo. Ma quindi sta nel periodo della peste. Ma nel periodo della peste non c'era l'elettricità, che mi ricordi, O c'era? Non sto sbagliando. Beh, in realtà ce ne sono stati più di una di pesti. E allora. Bravo. Caccia Non t'ha visto, vai. No, t'ha visto. Neutralizza. Vai, manganellate. Vedi che l'attacco funziona. Oh, perfetto. Questo ancora. Oh. Perché si è preso un coccolone? Beh, perché non si aspettava di trovarmi lì. Ah, ecco. Dai. L'ultimo, un'uccisione ogni tre quarti d'ora. Vai. Questo che sta a fa, fermo. Madonna, che intelligenza artificiale di merda, raga. Dai,
uno scurcione, dai, uno scurcione. Aspetta, bam. Sarebbe stato carino buttarlo per sotto, ma aveva fatto dei movimenti veramente inconsulti. Comunque questo gioco, mo lo diciamo, non si gioca in questo modo. Dovevate spegnere tipo tutte le luci, arrivarci e passarci dietro. Vabbè, ma perché stiamo facendo un gameplay a cazzo, cioè Assassin's Creed 2. Porco il demonio. Porco il lardo di colonnata. Sai che là sopra non ci arrivi. Ovviamente. No. Devi risalire tutto quanto. Che due maroni. Ci riproviamo stavolta a guidare Edez. Sì, è praticamente. Ma non ho fatto niente. Esatto, tu non fai niente, ma lui salta da solo. Ma non ho fatto niente. Ho paura, ragazzi, scusatemi se. Bravo. Ho capito come X, qual era X, ecco. Ho preso un ingranaggio. Niente, non lo vuole prendere. Questi sono piccoli difetti che però fanno. E dai, porca puttana, ma è saltato da solo. Dov'è? Questo è Assassin's Creed, scusami, Tiff. È fatto così. Porca puttana, porca. E mo come ci risalgo di là? Devi fare il giro. Ma devi fare il giro. Ecco qua, vedi? Basta tenere premuto R, prima o poi si aggrappa a qualcosa. Mi piace molto come funziona, come gira, come fa, come non va, però ecco. Di qua. Lo so, ma se me lo facesse fa. Destra. No, non lì. Dovevi andare dietro per passare. Ecco qua. Non è facilissimo. Porca puttana. Ok. Vedete ragazzi, il fatto che sia guidato, sì, semplifica le cose, però. Dove cazzo devo andare? Ah, di là. Perché? Perché pensavo di dover venire di qua? Non lo so. E per questo ti odio, però. Che cazzo devo fare? Forse devo andare qua. A destra. Oh. Andiamo. C'è qualcosa che brilla, attenzione. No, sbatto al cazzo. Questo no, però. Questo è più grosso. Tieni premuto R e osserva. Che cazzo devo osservare? C'è qualcosa di interessante, eccola lì. Ma porca troia maledetta, quando premi LR, LFZT, UVZ, RS, osserva. Sì. Che cazzo devo fare? Penso che tu ci debba sparare una freccia con la corda. X, devo premere X. Ah, devo seguire i cadaveri. Ok, e mo? E ora devi usare la tua freccia. Devi usare sempre la freccia. Ah no, si muove da solo. Ok, sono dietro ai cadaveri. Peccato che non ho la testa attaccata, ma solo un braccio. Eccolo. Molto, molto carina questa parte. Sono i cadaveri. Anche se un po' passiva. E mi chiedo come faccio a stare appeso tutto quel tempo senza sentire male al braccio. Sì, ma noi siamo dei ladri professionistici. Secondo me qua, mo, rischiamo di essere macellati. Così, A naso, tu dici. A naso. Vediamo. Come sparare ai cervi nella vecchia proprietà. Scendi, porca puttana. B, lascia, B. Ottimi giochi di luce, comunque, ottimi. Beh, d'altronde può sbagliare solo Cypress. E poi lo vedrete prima. Cioè, sbagliare le luci su Unreal è una cosa difficile, ma lo hanno già fatto diverse volte. Ma perché si sbircia, porca puttana, e si prende quello stesso cazzo di tasto? Prendiamo le forze. Porca puttana. Questo. Pista, come? Con quello. RR. Porca puttana. Vai. Mena. Ti ho tirato tante botte. Che faccio con la X? Lo prendo? Lo stupri, penso. Ah, ok. Quando lo prendi. Ma che sta succedendo? Non vedo più niente. Quando prendi qualche botta in testa cominci a vedere le cose come il pesce palla. Scassi, non voglio scassinare, non c'ho voglia. Via. No, pure questo. LRT, RT. Che dici, si rompe? Niente, posso fare a cazzo. Posso fare a cazzo finché. Questo è molto male. Cioè, non tornare indietro se sbagli né altro. Ok. E come l'ho fatto? Come l'ho fatto? Ti sei mosso con la. Beh, adesso dovremmo riuscire a. Però sai cosa? Mancano un po' di mordente queste missioni. Chiave inglese non ce l'ho.
A meno che non è questa la chiave inglese. È una forchetta. Una, forchetta. Un coltello. Inventario pieno. Potete prendere tonnellate di argento, ma potete trasportare soltanto una bottiglia vuota. Prendo cose random. Comunque dobbiamo vedere quando è ambientato. Questo perché mi interessa. Non mi dica che devo fare. No, ma... sta a venire la febbre, però. Ciao. Sai che io... Madonna, però. Che... E mo. Bam. Sto fatto che devi premere. Addio. Vabbè, ma tanto. Com'è, cioè. Come così. Devo provare. Che hai premuto? Ah, ma hai finito le frecce. Ah, aspetta, poi ti spiego come si prendono le altre. Ma è facilissimo combattere. Veramente il sistema di combattimento non è complicato per un cazzo, ma non è un gioco che bisogna, insomma. Cioè, ci sono anche le schivate, per carità. Combattere, che schè? È un granato, non mi serve un granato. Giù, giù, basta, tieni. Schiaccia l'L. Eccolo là. Ecco qua. Nuova mano. Aha. Siamo in un posto molto molto steampunkoso. Sì, peccato che dovevo andare di qua, però facciamo finta che... Ah beh dai, ci sono... Alla fine ragazzi è molto un tunnel, ma molto molto molto. Sì, senso ti, dà, che... ti dà molto l'idea di essere un... una cosa... In tunnel là, madonna, le botte in testa che si prende questo! Così proprio... Cioè, è proprio andato giù come una pera. Che cazzo abbiamo fatto? Dove dobbiamo andare secondo te? Qua sopra? Prova ad usare la concentrazione con la Y. Ho sbagliato. Che c'è qua? Y. Concentriamoci ragazzi, concentriamoci. C'è una porta lì, puoi aprirla. Che cazzo è? È la ricetta della torta di mele. Chiave mancante, manca la chiave. Porca troia, maledetta. Vabbè, prova a frugare il corpo per terra magari. Spengo la luce, non si sa mai. Bravo, perché se questo... Tu dici che questo possa avere la chiave? No, non c'è un cazzo, lascia corpo. Niente. Signori, ci siamo leggerissimamente bloccati, ma non è un problema perché... Continueremo a fare una partitina su questo TIFF, magari vi faremo sapere quali sono le nostre impressioni. Non si tratterà magari di una recensione, però vi faremo sapere che cosa ne pensiamo. Alla prossima!